Allora, la mia introduzione oggi è veramente un'introduzione breve, dovuta al fatto che andando in giro a parlare con molti di voi, colleghi, mi sono accorto che probabilmente ci sono delle grosse incomprensioni che sono sui circuiti risonanti, la prima. La seconda incomprensione sugli spettri di frequenza. Giorgio, nelle sue slides, che non conoscevo, ha fatto vedere alcune cose, ma non si è soffermato giustamente. Perché noi siamo abituati, sicuramente a, sapere, conosciamo che dentro il nostro corpo noi siamo dei circuiti ricevitori. Ma quali frequenze noi possiamo ricevere? Punto di domanda. E quali sono? Allora io nel mio libro di medicina quantistica, guardate un po', ho trattato gli spettri che provengono, direi, dal nostro mondo, dall'universo. E che cosa ho visto? E che cosa ho voluto mettere qua? Guardate, direi che lo spettro è ampissimo. Le frequenze in gioco sono da basse ad elevatissime. Attenzione che quando io parlo di frequenza o parlo di lunghezza d'onda è esattamente la stessa cosa. La lunghezza d'onda è la misura di uno spazio. La frequenza è il numero delle oscillazioni che avvengono in quello spazio, ovvero è esattamente l'uno l'inverso dell'altro. Ma la domanda che mi sono posto, ma se io sono un ricevitore e ricevo dentro questa gamma di frequenza, guardate, quella dei colori, quelli che tutti voi conoscete, ma questa gamma di frequenza che è quella che noi sentiamo, riceviamo attraverso la luce, vediamo o ascoltiamo attraverso l'orecchio, frequenze uditive, frequenze visive. Ma questo che noi riceviamo è un piccolissimo spettro rispetto alla nostra realtà. Perché badate bene, che nel cosmo abbiamo i raggi gamma, nel cosmo abbiamo i raggi X. E a questo punto la domanda che uno può farsi è, Giorgio ha detto, ah, sta arrivando il 5G. Che è il 5G? Purtroppo sono nuove frequenze che l'uomo ha ritenuto di mettere al servizio degli uomini e che guarda caso entrano dentro nella gamma di frequenza nostra. Mentre su raggi gamma posso dire, raggi gamma arrivano dalle stelle, arrivano dal cosmo e io potrò cercare di proteggermi da quello, sì signore, certo. No. Mi metto in una gabbia di Faraday e io sono protetto da tutto, compreso le frequenze dei telefonini. Sono isolato da tutto. Secondo voi, la domanda che mi sono posto, ma le frequenze che arrivano da altri mondi possono influenzare il nostro corpo che è sintonizzato soltanto su una gamma di frequenze piccole? La risposta purtroppo è sì. E Giorgio vi ha fatto vedere che attraverso questo meccanismo, e lui ha usato spesso, se avete letto le slides, sistemi biorisonanti. Il sistema che noi andiamo a discutere oggi è un sistema biorisonante. Allora a questo punto uno si domanda, ma porco Giuda, ma cosa vuol dire che io sono un sistema biorisonante? Vuol dire che la mia cellula... Ah, faccio un passo indietro.
Ma un circuito birresonante, come lo identifichiamo? Allora io vi faccio questo esempio, non so come faccio a tenere il microfono, cerco di metterlo qua. Allora, guardate le mie mani, eccole qua, sono collegate col braccio, passano qua, arriva l'altro braccio e arriva l'altra mano. Ecco, allora, supponiamo di fare questo esempio. Allora, queste mani rappresentano due piastre, ok? Questi sono i fili di collegamento, guardate un po'. Qui nel mio corpo il collegamento tra il braccio sinistro e il braccio destro è un filo avvolto, che io chiamerò bobina. Qui c'è l'altro pezzo di filo, eccolo qua. Allora, un circuito risonante è caratterizzato dal fatto che io ho le mani che rappresentano la piastra, questi sono i fili di collegamento della parte della piastra di sotto con un filo avvolto che si chiama bobina, questo è l'altro filo, ecco l'altra piastra. Allora noi siamo dei circuiti risonanti fatti come una bobina che io chiamerò induttanza e poi le piastre rappresentano il condensatore. Allora noi siamo dei sistemi risonanti fatti in questo modo. E qual è la frequenza di risonanza di questo circuito che io vi ho fatto vedere rappresentato dalle mie mani, dai fili e dalla bobina avvolta? È una grandezza che è calcolata, ma non vi faccio una lezione di fisica, ma questa frequenza di risonanza di questo circuito sarà legata al valore del condensatore, ovvero di queste due piastre che io, come vedete, posso spostare, quindi posso cambiare il valore di C, certo, guarda, e il valore di L. Allora la frequenza di risonanza di un circuito è legata al valore di L e al valore di C. Allora io da medico mi sono posto questo problema. Ma allora vuoi dire che i nostri organi, che sono composti da cellule, e le cellule hanno dentro il DNA, e il DNA è fatta doppia elica, in cui queste due eliche vengono collegate tra di loro attraverso delle proteine, vuoi dire che lì ci sono dei circuiti che sono risonanti? Sì. Vuol dire proprio questo. Allora noi siamo un sistema risonante su frequenze diverse e guarda caso, in linea di massima, nella gamma di frequenza che è quello spettro che io vi ho fatto vedere attraverso il libro. Ma c'è un ma. Adesso arriva, abbiamo detto, il 5G, ma prendo le trasmissioni radio piuttosto che le trasmissioni televisive, piuttosto che le trasmissioni che arrivano attraverso i ponti radio dei telefonini, ma io non sono un ricevitore su quelle frequenze, non le sento, non le vedo. Bravo, è certo che non le senti, non le vedi, perché tu c'è uno spettro di frequenza che è molto limitato. Ma le altre frequenze che sono molto alte possono indurre lì dentro, pur non essendo dentro nel mio spettro, qualche cosa che va a modificare? Sì, signore. Allora Giorgio diceva, e qui io mi metto a disegnare una cosa, così almeno vi faccio vedere. Posso tirare questa lavagna leggermente, perché sennò la televisione non vede un tubo. Allora, io guardo voi, attenzione, guardo voi, così vedete che non bleffo. Qui metto i tempi e qui metto le ampiezze, guardate, l'ampiezza.
Allora, guardo voi e vi dico: qual è lo spettro di frequenze, caro Spaggiari, che sono relative al fatto che io, prelevando un cappello e mettendolo dentro un circuito risonante, posso avere uno spettro di frequenza, se è vero tutte le cose che ci ha raccontato lui? E sono vere? Adesso ve lo faccio vedere, eh? Qual è lo spettro di frequenza? Sto guardando voi, eh? E non... Ma che roba? Op! Ma cos'è questa porcheria che io ho disegnato? È lo spettro di frequenza. Ma che interpretazione posso dare su una roba del genere? Uno dice, ma tu sei folle. Perché? Ma io non riesco assolutamente a identificare. Generalmente, io da fisico... e quindi anche da medico, sono abituato a identificare i segnali che sono questi. Guarda, ma che meraviglia! Questi segnali si chiamano, questa è sempre l'ampiezza, questo è sempre il tempo, si chiamano segnali sinusoidali. Questa è l'interpretazione che io posso, da fisico e da medico, utilizzare. E ma tu mi hai fatto una schifezza lì su. Questa schifezza è lo spettro. Ma come puoi passare a identificare, ad esempio, qui che c'è un bel picco, guarda un po', corrispondente a questo tempo, e tenete presente che i tempi equivalgono alle frequenze. Cos'è la frequenza? È il numero delle oscillazioni nell'unità di tempo. Se il tempo è il secondo, vuol dire che io questo asse che ho chiamato tempo potevo chiamarlo asse delle frequenze, tale quale. Ah, va bene. Allora, tu vuoi dire che il mio cappello, il nostro cappello ha fatto questa porcheria qui, eccolo, e nel tempo, ovvero la frequenza, quindi a questo picco corrisponde la frequenza 1. Diciamo che sono 10 Hz. L'unità di frequenza sapete che è l'hertz. Sì, ma è come fa? Lui ha detto, io prendo il cappello, lo metto in questo circuito risonante, poi attraverso internet vado in Germania. Ma un computer non è in grado di memorizzare una porcheria pari a quella che io vi ho fatto disegnare, vi ho disegnato qua. E allora vi dico, no, c'è un altro trucco che la fisica ha insegnato. Qual è? Che io posso trasferire quest'onda che vedete è fatta con un segnale continuo, la vedete, ok, si chiama segnale analogico, lo posso scomporre in punti, eccoli qua, guardate che ve li disegno, vedete? E questi punti sono la possibilità di tradurre un segnale analogico in segnale digitale. Infatti Giorgio ha detto, mando dei segnali digitali. Certo, segnale digitale vuol dire che a ogni punto corrisponde questa ampiezza, vedete, guarda, te lo faccio a tutte barre, e io mando a distanza, il mio computer manda a distanza segnali digitali relative al mio spettro che era analogico. Ci siamo fino a qua? Quindi ho commutato un segnale che è difficilmente interpretabile in punti, ovvero in digitale. Ho reso digitalizzato quel segnale. Ma c'è un'altra cosa che vi devo spiegare. Ma scusa, io sono abituato, ho detto, a lavorare su segnali così belli, guarda, che sono segnali sinusoidali. E allora tu, caro Spaggiari, come interpreti questo porcata di picco? Allora vi dico che c'è una, e non vi faccio, ho detto, premesso una lezione di fisica, ma un qualunque segnale brutto, difficilmente interpretabile, può essere visto come la somma di segnali belli.
meravigliosi, pari a quello che io vi ho insegnato. E chi te l'ha detto questo? Un teorema che si chiama teorema di Fourier. E siccome io voglio fare capire le cose, vi faccio vedere cosa vuol dire. Allora, guarda, così vi faccio capire bene tutte le cose che sono fondamentali. Allora, questo è l'asse delle ampiezze, abbiamo detto. Questo è l'asse dei tempi o delle frequenze, che è la stessa cosa. Allora, mi metto a disegnare, guardate, una... E poi mi metto a disegnare questa. Così do risposta a qualche persona che sfortunatamente non è qui presente. Allora, guardate, ho messo quest'onda sinusoidale, vedete? E poi ho messo dentro quest'altra. Poi, se volessi complicare la vita, ci metto un'altra ancora. Ma no, facciamone solo due per non complicare la vita. Ma qual è la risultante di questi due segnali meravigliosi, uno grosso, questo? Come faccio a stabilire qual è il segnale? Ah, te lo dico subito. Allora, prendo questo punto qui che vale tanto così. Lo vedete? Non blefo, eh? Guarda la misura. Questo punto qui vale questo. La risultante, secondo voi, qual è? La somma dei due, perché sono entrambi in positivo, quindi io questa qui lo porto qui e ottengo questo punto. Quindi la somma in questo istante di queste due onde mi dà come risultante questa. Adesso vado qui, guardate. Questo va a zero, questo è al massimo, quindi zero più il massimo, il punto è questo qua. Poi vado qui, vediamo cosa succede qua. Qui c'ho questo segmento dell'onda grande che devo sottrarre a questo. Quindi questo lo porto qui, la risultante è questo punto. Poi vado qui. Qui è zero la grande e zero la piccola. Poi dopo andiamo qua. Allora, qui c'è un bel segmento negativo rappresentante dalla grande e qui c'è la piccola. Quindi il punto è questo qua. Poi vado qua. Qui è tutto negativo e qui è zero, quindi il punto è qua. Allora, se io vado a fare la risultante, guardate che onda salta fuori. Guardate un po'. Ah, guarda, e come interpreti questa roba qua? Ah, non l'interpreto, no, non è vero, l'interpreto. Quella roba qui, è calcata in nero, è la somma di questa onda bella più la somma dell'altra onda piccola. Ah, ma allora io qualunque segnale che definisco spurio, brutto, può essere sempre visto come somma di segnali belli la cui frequenza, guardate, è pari alla frequenza della grande, eccola qua, guardate un po', passa di qui, più una serie di frequenze che si chiamano frequenze armoniche. Allora abbiamo scoperto come funziona lo spettro, ovvero io adesso prendo il mio cappello, lo metto in un circuito risonante. Il circuito risonante capta il segnale che era quello, questo qua. Capta questo. Dal segnale che è continuo lo rendo per punti, ovvero da analogico lo rendo digitale. Il mio computer immagazzina tutti i segnali digitali e a questo punto via internet posso mandarlo ad un centro, quello del Germania. E cosa fa la Germania? Riceve questo spettro, sviluppa
tutte queste belle robine qua, come son di onde, la cui ampiezza avete visto che è variabile. Guarda qua, questa ampiezza rispetto a questa, ma anche questa è dovuta alla composizione di onde sinusoidali. Certo, a frequenza diversa, ad ampiezza diversa, a componenti diverse. E guarda caso, le componenti diverse sono tutte le componenti che Giorgio ci ha illustrato facendo vedere che ci sono dentro lì spettri di frequenza che sono legati a tutto ciò che il nostro organismo ha assorbito. E cosa assorbe il nostro organismo? Tutto. L'alimentazione? Certo. Vitamine? Mancanza o eccesso? Certo. Onde elettromagnetiche? Sì, certo. Inquinamento di altra natura, non solo onde elettromagnetiche, certo. E allora vedete che lo spettro è uno spettro che necessariamente dà la storia biologica che noi abbiamo accumulato nel tempo. Ma allora questa è veramente una novità incredibile, assoluta. Perché vedete, io questa mattina ho ricevuto un messaggio da un grande medico. L'ho ricevuto mentre Giorgio parlava e io me lo sono andata a leggere. Perché? Perché io sulla scorta di queste considerazioni, parlando, ho detto, con molti di voi, mi sono accorto che le idee non erano chiare. Per me sono chiarissime, e certo, mi sono laureato anche in fisica, magari altro che non fossero chiare. Che la fisica quantistica giochi un ruolo fondamentale nell'interno del nostro organismo è chiarissimo, è certo, siamo fatti di acqua. Se vado a contare le molecole di acqua, siamo il 99% delle molecole H2O. 99%. E la molecola di acqua è idrogeno e ossigeno, ovvero un sistema atomico, l'idrogeno, l'ossigeno. E secondo voi, io che mi sono laureato in fisica, non ho le idee chiare sul comportamento degli atomi, sul fatto che gli atomi possono essere eccitati e che se si disecitano buttano fuori energia, è il mio pane. Ma nell'interno del corpo umano, per noi medici, questi concetti sono fuori. Certo, perché non abbiamo le basi della fisica quantistica. Allora io, accorgendomi di questo, ho fatto un filmatino mio, col mio telefono, mi sono messo lì e ho detto adesso vi spiego qualche cosa, perché ho visto che parlando con voi ci sono delle cose che non vanno bene. Allora, ve lo dico, e ho fatto questa registrazione di 5 minuti esatti, e sapete con meraviglia che cosa ho notato? Che questo filmatino, che continua ad essere in onda su Facebook, è stato visto da 3.300 persone adesso, e il messaggio che mi ha mandato questo grande medico dice: beh, caro professor Spaggiari, sono totalmente d'accordo sul fatto che la fisica quantistica gioca un ruolo importante nella nuova medicina, che è la nostra, e che i sistemi di biorisonanza che noi continueremo a utilizzare, anzi incrementeremo, eccolo qua, questo è un esperimento, un'esperienza nuova sull'epigenetica, sul sistema che Carlos ha brevettato. Certo, ha brevettato un sistema biorisonante. L'avremmo potuto brevettare anche noi, è arrivato prima lui, quindi al merito tutto Carlos. Ma lui dice, questi sistemi prenderanno sempre più spazio nella medicina moderna. Certo. E siamo contenti che ad esempio in Lombardia, parla della Lombardia, i sistemi di biorisonanza avranno un costo, quindi i produttori di sistemi che fanno biorisonanza
visto i successi avuti e il proliferare di persone, medici che utilizzano questi sistemi, avranno costi sempre più sempre inferiori. Quindi questo è un grande successo perché i sistemi di bioresonanza costano un sacco di quattrini. Bene, allora che cosa dice lui? Conclude. Dice, caro professore, una persona come lei, e questo non dovrei dirlo perché sembra buttare incenso sulla mia persona, che è stato un capostipite di queste cose. Ma io sono un capostipite nel senso che sono davvero laureato in fisica, tutto qua. Se qualcuno di voi si fosse laureato in fisica, probabilmente avrebbe capito cose che dal punto di vista della medicina classica non potevano essere capite, se non con tutto quello che noi stiamo facendo, andando in giro per l'Italia e non solo, per parlare con colleghi. Ieri io ero in Svizzera e ho parlato a colleghi svizzeri che sono rimasti decisamente molto meravigliati. Là in Svizzera si possono fare cose che in Italia le ASL non accetterebbero che molti medici possano fare. Allora, io dico che grazie a Giorgio per questa opportunità che ha dato facendo conoscere un sistema biorisonante sul quale noi non vogliamo, ho detto, anche Carlos è uno dei pochi medici che sa la fisica come, quasi come quella che so io che mi sono laureato in fisica e lui non si è laureato in fisica, ma in tutti i casi gli sviluppi matematici, gli sviluppi fisici che lui fa per dimostrare tutto quello che io ho sommariamente detto in mezz'ora, io penso che bisognerà dare atto a lui per questa grossa, direi, scoperta che ha messo al nostro servizio. E badate bene, ritorno a fare il medico, vi devo dire che questo non è un sistema di diagnosi, è un sistema di indirizzo a. Tant'è vero che noi diciamo, dopo, una volta che il medico fa il proprio mestiere di clinico e ha dati che deve interpretare lui, non in automatico noi, lui le deve interpretare. È lui che è il gestore del suo paziente, ma uno strumento in grado di orientare. Quante persone si occupano di alimentazione oggi? Io giro dalle parti e mi occupo di alimentazione. Ma lei cos'è? Sono un biologo. Lei cos'è? No, sono un farmacista. Lei cos'è? No, io guardi, sono un naturopata e si occupa di alimentazione. Benissimo. No, benissimo, no, non tanto benissimo, ma comunque va bene. E lei cosa fa? Ha strumenti per dire, sì, faccio una serie di analisi. C'è un collega che non faccio il nome qui, ma per il quale noi faremo un incontro specifico che dice, giustamente, dico giustamente, ma come fa un sistema del genere a darti questa roba qua? Anche perché io utilizzo altri sistemi e magari non c'è correlazione. Non c'è correlazione perché? Perché non sai che a questo picco corrisponde uno sviluppo che è questo. Non lo sai tu. E quindi è chiaro che se vedi questo dici, la miseria, ma come faccio a interpretarlo? Dai. Ma no, no, non ci credo. Cioè, non ci credi perché non hai le basi. E noi timidamente stiamo cercando di darvi le basi. Grazie a tutti.